Ciao a tutti, in questo video vi illustrerò come decorare questa stampella di legno. E nel box di informazioni qui accanto sarà presente la lista con potete tutto l'occorrente, che comunque spiegherò mano a mano durante il video. Per qualsiasi dubbio o problema che avete, contattatemi e vi risponderò al più presto. Quindi detto questo, vi lascio il tutorial e spero che vi piaccia e alla prossima, ciao! Ok, abbiamo già messo la nostra base, il nostro primer su una faccia, ora andiamo a metterlo sull'altra faccia. Come sempre, quindi, io uso questo primer, questo aggrappante, quindi lo agito un po' e lo verso nel mio piatto. E con un pennello a punta piatta lo vado a stendere. Applicato il primer su tutta l'altra facciata e quindi lasciato asciugare, applichiamo una spugna abrasiva a grana molto sottile. Con molta delicatezza quindi la andiamo a passare lungo tutti i lati. Bene, fatto questo possiamo cominciare con la stesura del colore. In questo caso io come sfondo uso un verde molto chiaro, infatti uso un verde campo e come sempre lo agitiamo e lo versiamo nel nostro piattino di carta. E con il nostro pennello a punta piatta che abbiamo prima pulito, lo andiamo quindi a passare su tutta la superficie. Ok, mentre il verde chiaro si asciuga, in queste zone qui, quindi lungo tutto lo spessore dell'oggetto, applico un colore verde più scuro, infatti applico proprio il verde scuro. Quindi come sempre lo agitiamo. Lo versiamo nel nostro piattino di carta e questa volta lo applichiamo con un pennello a punta, molto piccola. Lo andiamo quindi ad applicare lungo tutto lo spessore. Ok, quindi l'oggetto si presenta adesso in questo modo. Abbiamo quindi applicato il verde chiaro su tutte le due facce e il verde scuro quindi lungo tutto lo spessore, sia all'esterno che nell'interno. Adesso cosa voglio fare? Con una spugna e un colore più brillante di questi due colori che abbiamo usato, infatti uso un verde brillante, lo agitiamo sempre e lo versiamo sempre in un nuovo piatto di carta. E che cosa facciamo? Intingiamo la spugna nel nostro colore e andiamo quindi poi a tamponarla molto delicatamente su tutta la superficie dell'oggetto, sia questa che questa, per dare un effetto molto particolare e singolare. Quindi prendiamo un altro colore. Ok, quindi questo è l'effetto che dovremmo aver ottenuto dopo aver applicato la nostra spugna. Ora resta da decidere che carta utilizzare. Io in questo caso scelgo questa carta di riso che ha questi motivi floreali. Potete anche usare una carta da decoupage o un tovagliolo, è indifferente. Quindi adesso andrò a ritagliare con un paio di forbici le figure che andrò poi quindi ad applicare sull'oggetto. Ok, quindi abbiamo tagliato dalla nostra carta di riso i nostri fiori e li ho disposti sul nostro oggetto. Ovviamente non sono incollati, ma semplicemente appoggiati per darci così un'idea indicativa di dove vogliamo metterli. Questo perché? Perché con una matita occorre delimitare le zone dove vogliamo mettere i nostri fiori di carta di riso. Perché la carta di riso non vuole come base, come sfondo di colore, un colore molto scuro. Perché un colore scuro neutralizzerebbe il colore della decorazione sulla carta, mentre un colore chiaro come l'avorio, il latte o il bianco lo esalterebbe. Quindi è opportuno, prima di applicare la carta di riso sul nostro oggetto, è opportuno creare una base bianca. Però non su tutto, ovviamente non su tutto, ma solamente nelle parti che noi in cui noi vogliamo mettere appunto i nostri fiori. Quindi appunto adesso delimitiamo queste zone in maniera molto grossolana. E abbiamo messo il bianco latte su tutte le zone in cui poi andranno i nostri fiori. Abbiamo così fatto una sorta di mucca aliena. Però adesso occorre attaccare la nostra carta. E per farlo useremo una colla, in questo caso una colla a velo. La colla a velo è una particolare colla indicata proprio per carte di riso,
e tovaglioli, per tutti quei materiali che sono molto fragili e molto delicati. La agitiamo e la versiamo un po' nel nostro piattino. Ok. Con sempre il nostro pennello obliquo che abbiamo lavato, andiamo ad applicare la colla in queste zone bianche. Ok, quindi messa la nostra colla, cominciamo ad applicare le decorazioni, i nostri fiori. Non vi preoccupate se esce del bianco fuori, se c'è del bianco fuori, perché poi comunque noi andremo a colorare anche l'intorno della nostra carta. Ok, quindi messi i fiori sulla colla, riapplichiamo di nuovo la colla a velo sui nostri fiori. Quindi la riapplichiamo sempre con lo stesso pennello. Quando facciamo questo procedimento è opportuno partire dal centro verso l'esterno per evitare e per far uscire l'aria che si potrebbe essere insediata dentro la carta, sotto la carta. Quindi così facendo evitiamo la formazione di bruttissime bolle. Ho dimenticato di dirvi una cosa. Quando abbiamo fatto queste zone e poi le abbiamo colorate di bianco, ho usato questo bianco latte. Ora, cosa facciamo? Andiamo a delineare e rifinire i nostri fiori. Quindi andiamo a creare una sorta di gioco di colori in modo tale che risultino quasi in rilievo. Quindi che cosa facciamo? Prima di tutto usiamo un nostro verde scuro. Quindi come sempre aggiriamo il nostro colore, lo versiamo nel nostro piattino di carta. E con un pennello a punta molto piccola e con molta attenzione andiamo, diciamo, a ripassare i contorni della nostra, delle nostre figure, dove c'è il verde, ovviamente.